Accendiamo la mia bellissima candelina prima di cominciare il video. Guardate che carino, 500 euro, sono ricca. Ma niente. Questa candelina è bellissima. Fa odore di fragola. Dovrò fare il video. Io e la candelina presentiamo What's in my bag? Cosa c'è nella mia borsa? Niente, sono un po' cretina. Allora, questo è un video tag che mi ha richiesto Sephora e niente, appunto vi mostro, come avete già letto dal titolo, è il video tag cosa c'è nella mia borsa. La borsa che utilizzo in questo momento è questa qui, che mi ha regalato il mio ragazzo, ed è molto molto semplice, utilizzato anche in un outfit, vedete? Ok, e già aggiunto c'era questo fazzolettino attaccato. Allora, c'è da permettere che io non porto le borse sistematissime. Non lo so, ma non riesco ad averle sistemate, quindi o sono strana io. Comunque, come prima cosa che vi mostro è questo fogliettino, che sarebbe, diciamo, la ricevuta del computer che mi si è rotto in tempo neanche 4 mesi che l'ho acquistato. Mi si è rotto lo schermo, quindi ho la ricevuta come prima cosa che vi mostro. Poi vi mostro il mio ombrello, questo qui non è tanto tanto grande, ma comunque in questi giorni di pioggia, anche perché anche oggi qui la mia città piove, quindi serve. Poi ho un pacchetto di fazzolettini, perché il mio ragazzo quando usciamo non si porta mai fazzolettini e chiede a me ogni volta se ho i fazzolettini, quindi sono vita o morte. Poi un'altra cosa che vi mostro sono i miei occhiali da sola, questi sono però finti, infatti li lascio sulla borsa così come se niente fosse, perché tanto alla fine sono finti. E niente, mi sono costati 4 euro da cinesini, molto carini. Un'altra cosa che vi mostro è appunto il mio portafoglio, anche questo preso dai cinesini. Nella cerniera appunto c'è un cuoricino disegnato ed è particolare, intanto è beigeolino e io adoro le cose beige. E poi in questa maniera si apre e c'è una prima parte, una seconda parte e si unisce insieme. E poi vabbè, comunque la parte degli spicci, molto molto carina, l'ho preso 5 euro dai cinesini. Poi vabbè, schede della patente, sto facendo il corso. Oh mio Dio. Poi altre schede della patente, queste sono già quelle completate, questa è quella dove ho fatto 0 errori e qui ne ho fatti invece 3 errori. Poi invece tengo il libro appunto dell'autoscuola, vedete? Di incroci. E poi infine tengo questo quadernetto di Hello Kitty, che utilizzavo anche quando andavo a scuola, ma siccome è rimasto mezzo vuoto ci scrivo le cose appunto della tua scuola, molto carino. Mentre per ultimo una semplicissima penna, poi vediamo che ho un pacchetto di mastiche che sto terminando.
poi la tracolla. Vabbè, voi direte, non ha neanche un portatrucchi. No, sinceramente no, non mi porto la trussa per i trucchi. Primo perché comunque ho cambiato borsa da poco, quindi alla fine non l'ho messa per questo. E poi sinceramente non me ne faccio niente dei trucchi fuori, anche perché la maggior parte delle volte cammino a piedi. Quindi non sto lì a truccarmi in mezzo alla strada mentre cammino. Quindi alla fine non mi serve granché. Tranne proprio se devo andare che sto a un compleanno, eccetera, me la porto la trussa perché ci vuole sempre magari un ritocchino. E niente, questo è quello che c'era dentro la mia borsetta. Molto molto carina. E niente, spero che il video vi piaccia. E se vi piace, thumbs up. Oppure iscrivetevi, non lo dimenticate, mi raccomando, iscrivetevi. E niente, se avete qualche richiesta di video, io sono qui, quindi. Anzi, vi dico già che. Niente. Va bene, ragazze. Un bacio, ciao.